Coach Andrea Pistola, innanzitutto complimenti perché prosegue questa grandissima stagione della Sub Grima Legnano. Vittoria a Soverato in gara 2 e conquista della finale playoff, un risultato straordinario per una matricola, e si conferma il buon lavoro anche effettuato in regular season da questa squadra. Sì, siamo veramente molto molto contenti perché abbiamo fatto un percorso durante l'anno di crescita delle molte giovani che avevamo in squadra e siamo arrivati comunque a un livello, direi, di pallavolo molto buono che ci ha permesso, insomma, di arrivare terzi nella regular season e di disputare questi playoff in queste due gare molto bene. Quindi siamo felicissimi, adesso proviamo a goderci questa finale giocandola nel miglior modo. Anche oggi una prova maiuscola della sua squadra anche dal punto di vista caratteriale, in un campo non facile, primo set equilibrato punto a punto, poi però secondo e terzo set avete praticamente sempre condotto voi, complice probabilmente anche qualche errore di troppo di Soverato, ma il Legnano praticamente ha sempre condotto la gara, quindi ha dimostrato anche dal punto di vista caratteriale, nonostante sia una squadra giovane, di avere una consapevolezza adesso dei propri mezzi. Sì, direi che il primo set siamo partiti un po' contratti soprattutto in attacco e Soverato ha lavorato bene a muro difesa, ci ha toccato molti palloni e quindi abbiamo fatto abbastanza fatica, poi le ragazze si sono un po' sciolte, hanno avuto un po' più coraggio nel provare i colpi e quindi siamo riusciti anche a concretizzare il buon lavoro che stavamo facendo in difesa, quindi direi una vittoria meritata. Adesso finale, nulla è precluso per questa squadra perché sicuramente ad inizio stagione se qualcuno gli avesse detto arrivate in finale playoff magari anche lei un po' storceva il naso, adesso obiettivamente non avete nulla da perdere, giocherete ancora, non so i risultati che stanno maturando, comunque avrete le vostre possibilità da giocarvi in questa finale. Sì, giocheremo probabilmente contro Pesaro che è una squadra costruita per vincere il campionato, però a questo punto non contano né i nomi né, diciamo, il palmarès, conta insomma chi avrà più birra in corpo e chi avrà più mentalità vincente in questa finale, quindi noi speriamo di essere all'altezza e di continuare a regalarci una stagione così. Infine, essendo lei anche un profondo conoscitore di questa categoria, un giudizio sul campionato del Volo di Soverato che si chiude oggi, la squadra è partita male, poi però nel corso della stagione ha saputo riprendersi, ha chiuso la regular season al quarto posto e poi è arrivata in semifinale. No, devo dire che ha sorpreso anche me perché la prima partita che l'avevo vista in campionato, comunque nella prima gara era stata una brutta gara per entrambi, poi nel girone di ritorno ha fatto sicuramente degli ottimi risultati, infatti penso che sia stata dopo Pesaro, noi e Filottrano la squadra che ha fatto più punti, quindi penso che ha fatto un ottimo campionato comunque e purtroppo stasera è andata così, però insomma festeggiamo noi e comunque sicuramente tanti applausi anche a Soverato per il campionato disputato.